Sveva Gerevini stamattina qua con noi, atleta della Cremona Arvedi, parla di sé e ci racconta che cosa fa e quali sono i suoi programmi. Allora, io sono Sveva, sono nata a Cremona il 31 maggio 1996, abito a Casalbuttano, ora come ora sto studiando tecniche di radiologia a Brescia e sono appunto un'atleta della Cremona Sportiva. Pratico le prove multiple, nonostante io sia prettamente una lanciatrice, che voglio sempre ricordarlo questo particolare. Generalmente mi alleno tutti i giorni per almeno un paio di ore. E cerco di conciliare tutto tra scuola, sport e anche amicizie, che ultimamente sto cercando di coltivare maggiormente. Bravissima. E, diciamo, dal punto di vista sportivo, qual è la prima gara che hai vinto e il tuo primo ricordo da atleta? Il In mio assoluto, il primissimo. primissimo, allora sicuramente la prima gara non si scorda mai. La prima gara che ho fatto sono stati i 40 ostacoli a Cremona in prima elementare, gara molto particolare tra l'altro Capo perché a scuola. capo scuola, sì, saltato l'ultimo ostacolo, non sono arrivata all'arrivo ma sono tornata alla partenza e quindi è stata rifatta la gara e ero arrivata seconda. Poi c'è stato il salto in lungo che era andato bene, avevo vinto subito e come prima esperienza diciamo mi ha segnato un po', gli ostacoli perseguiteranno la vita. E quindi questo è il primo ricordo, Primo e ricordo, poi hai prima vinto gara. ovviamente poi la gara. Sì, dopo, no, gli ostacoli no, ero arrivata seconda, mentre il salto in lungo avevo vinto. Mentre se devo pensare a una gara quasi sì, a livello regionale, la prima che ho vinto, la prima che mi ha segnato è stata la rappresentativa provinciale a Milano, non mi ricordo di che anno, comunque primo anno ragazzi, lancio dal Vortex che avevo fatto per la prima volta 50 metri. E è stata una grande soddisfazione, anche perché al tempo il mio allenatore era Paolo Cibolini, che adesso è morto. E è stata una grandissima emozione, lui era felicissimo, non se l'aspettava e quindi bello, davvero. E se non ricordo male, sempre un ricordo legato alla scuola, ne abbiamo parlato se non vado errato qualche mese fa, c'è stato anche forse un bidello che aveva scoperto Sì, è qualche tua caratteristica particolare. vero, io ho iniziato a fare atletica perché un bidello della scuola elementare, vedendomi correre nei corridoi, aveva chiamato l'allenatore del paese, che era Annunzio Monfredini, il quale ha chiamato mia nonna e ci ha detto portala a provare. Io non sapevo minimamente cosa fosse l'atletica, credevo che fosse tipo una cosa simile al basket, anche perché io giocavo a basket, facevo nuoto, danza, pattinaggio a rotelle e quindi lo sport è sempre stato un po' parte di me. Però l'atletica non sapevo cosa fosse. Allora sono andata, ho iniziato a provare e poi a Sei andata vincere dove? in palestra a Casalbuttano, perché c'è un bel gruppo di bambini che si allenano ancora con Nunzio e con diversi assistenti. Quindi questo è stato, diciamo, un po' l'inizio, Sì, il l'inizio, passaggio chiave. particolare, sì. E qua quanti anni avevi, ti Ero ricordi? in prima elementare, quindi E credo quindi sei anni. in quello stesso anno, insomma, lo stesso anno della corsa Sì, ostacoli, sempre lo stesso anno. quindi lì cominci prestissimo, Sì, subito da infatti. bambina io. E questo, diciamo, nasce anche, cioè, hai qualcuno in famiglia che ti ha spinto a questa, che ti ha Ma sostenuto? nella mia famiglia, diciamo, mi hanno sempre lasciato molto libera. C'è da dire che sullo sport sono stati, fin da piccola mi hanno indirizzato a fare danza, a fare pattinaggio, comunque a muovermi, non stare a casa, anche perché ero iperattiva. E quindi era un problema tenermi ferma. Allora ho iniziato con questo sport, non mi hanno mai detto dai, vai, impegnati. Io ho sempre fatto da sola, come faccio a scuola, come faccio nella mia vita. Io so che loro ci sono, ma cerco di viverla un po' da protagonista, senza che qualcuno si metta, mi dica cosa fare. Io vado a scuola, vado all'università, mi impegno, ma non perché mia mamma dice hai studiato, hai fatto i compiti, no, anzi, quando me lo dice mi dà fastidio. Quindi io preferisco che mi sia lasciata libertà, che i miei impegni e i miei risultati li raggiungo anche da sola. Sicuramente.